Molte cose da raccontare chiuse dentro di te. Sono Gipsy Fiorucci. Se piangi sono lacrime amare, tu conosci perché. La cantautrice Umbra e vengo da Città di Castello. Quando resti sola il silenzio parla, nella fitta nebbia della tua stanza. Benvenuta a Calta. Grazie di cuore. Come inizia la tua evoluzione musicale? Da piccola, perché è una passione che mi ha sempre accompagnato, e inizialmente ero, diciamo, un interprete, e poi negli anni, attraverso un passaggio trasformativo evolutivo, sono arrivata appunto ad essere prima cantautrice, quindi a mettere nero su bianco le mie emozioni e i messaggi da divulgare attraverso i miei testi. Il tuo rapporto con il pubblico? Un rapporto molto bello, di rispetto e di tanta gratitudine, perché, come dico sempre, nessun artista esisterebbe senza il suo pubblico che lo ama, che lo supporta e che lo segue. Quindi immensa gratitudine, veramente io tutti i giorni ringrazio le persone che mi seguono. Quali sono stati i tuoi percorsi invece proprio di studio? Iniziando appunto a prendere lezioni private nella mia città, fin da piccola, insomma, Città di Castello, frequentando poi nel corso degli anni varie accademie, tra cui anche l'Atelier della Voce a Firenze per lo studio di fonetica, dizione e timbrica della voce, e altre varie accademie di canto, anche l'Accademia della Voce a Montecatini Terme. E a un certo punto cerchi di esprimerti attraverso la musica e le parole. È successo in maniera veramente molto graduale, in maniera molto naturale, e quindi se sono la cantautrice che sono oggi, lo sono proprio perché ho attraversato un processo trasformativo importante dentro di me, ho acquisito tante consapevolezze fino ad arrivare a scrivere delle canzoni veramente importanti con dei messaggi veramente fondamentali. La tua famiglia come ha preso la notizia che volessi fare musica nella vita? Sì, assolutamente, la mia famiglia mi ha sempre appoggiato, anche i miei genitori tantissimo, hanno sempre appoggiato questa mia grande passione, supportato in tutte le maniere possibili e sempre rispettando le mie scelte, assolutamente. A un certo punto tu incontri la San Luca Sound, giusto? Sì, assolutamente, infatti le mie produzioni degli ultimi anni, diciamo, anche più recenti, sono state fatte insieme al produttore artistico Renato Droghetti, appunto degli studi bolognesi di San Luca Sound. Con Renato sono diversi anni che collaboriamo, c'è una sinergia artistica molto forte, quindi noi lavoriamo alle produzioni, agli arrangiamenti, gomito a gomito in studio insieme, e appunto abbiamo curato l'arrangiamento anche di brani molto importanti, tra i più importanti del mio percorso artistico, tra cui L'anima grida, che è una canzone che è un dialogo tra noi e la nostra anima. L'anima ci parla, ci consola, ci rassicura, ma soprattutto ci ricorda una cosa fondamentale, che non siamo mai lasciati soli, siamo noi che a volte perdiamo la connessione con questo frammento divino che vive dentro ognuno di noi, e quindi ci sentiamo persi. In realtà, ritrovando quella connessione con questa parte divina che è in noi, automaticamente ci accorgiamo che non siamo assolutamente lasciati soli. Quando dici che la connessione fra noi e in pratica l'universo, parli del divino, che cosa intendi esattamente? Intendi il fatto che ognuno di noi abbia potenzialmente un potere divino? Sì, assolutamente, noi siamo esseri divini, unici, irripetibili e autentici, e dentro di noi, noi siamo frammenti di Dio, noi abbiamo un frammento divino dentro ognuno di noi, quindi noi siamo parte del divino e siamo divini noi stessi, e quindi bisogna veramente ricordarcene, perché è fondamentale. So che hai vinto tanti premi proprio per le tue creazioni musicali, per le tue canzoni. Soprattutto con il brano L'anima grida, di cui parlavamo prima, e l'ultimo in ordine cronologico è aver vinto la sezione musica di un festival cinematografico storico che si chiama Festival d'autore Pianeta Donna, diretto da Franco Mariotti, in cui appunto ho vinto la sezione musica con L'anima grida, ed è un festival che tra l'altro premia proprio l'emancipazione della donna negli anni e tutto l'universo femminile, quindi un festival che esalta la donna in tutti i suoi meriti, no? È stata un'emozione grandissima vincere questo premio, una cerimonia di premiazione a Roma, la presenza di Maria Grazia Cucinotti e tanti esponenti del mondo cinematografico e musicale, dello spettacolo, diciamo. Poi anche il Roma Videoclip Indie 2023 a fine ottobre, sempre con il brano L'anima grida, in cui sono stata fra gli artisti vincitori del Roma Videoclip Indie, e anche il premio speciale Radio Roma. Cosa prevedi per il tuo futuro? Che cosa vorresti? Continuare a portare i messaggi che già porto con la mia musica e con i miei testi, e quindi continuare a fare veramente tanta bella musica. Ho tante sorprese che devono uscire, quindi canzoni importantissime che non vedo l'ora di vedere la luce del sole, e tanti concerti che mi aspettano all'orizzonte, quindi incontrare il mio pubblico
emozionarci insieme, è la cosa più bella per un artista. Grazie mille. È veramente un piacere essere ospite da voi e vi ringrazio tantissimo. Stop.